Un'altra piccola chicca che vedremo nei filmati più in là, perché ci sono dei tipi di filmati che vedrete, vedrete. Magari questo allungherà un po' la vita del pianeta. Già. Fatto via tutti. Wedge che gli prende a fuoco il culo. Ok, battiamocela. Dividetevi e andate alla stazione del settore 8. Ci rivedremo sul treno. Ehi, se è per i soldi, li avrei quando saremo tutti sani e salvi al covo. Ok, e qui praticamente siamo nuovamente da soli. Quindi praticamente possiamo esplorare e andare un pochettino in giro come ci pare e piace. Non c'è niente di importante da sottolineare qua, ovviamente. A parte Loveless, che è una citazione a Crisis Core, per chi ovviamente sa. Guardate i modelli anche delle altre persone fatti tutti in 3D, fatti bene, e guardate Eris. Guardate che bella Eris, ragazzi. Ci sono i modelli dei personaggi giocabili che sono un qualcosa di fenomenale, veramente fenomenale. Mentre invece tutti quanti gli altri modelli sono in 3D, saranno fatti bene, ma non avranno lo stesso dettaglio del modello dei personaggi giocabili, ovviamente. Avranno sempre quello stile un po' cubettoso, però saranno molto fighi da vedere. Per quanto riguarda Loveless, chi non lo sapesse, è un'opera che è stata inizialmente tradotta dal teatro, successivamente riportata come romanzo e ha avuto talmente successo, ovviamente nell'universo di Final Fantasy, che adesso è stata posta come film. Piccola curiosità, piccolo easter egg, Loveless è la stessa opera che Genesis legge durante Crisis Core. Piccola cosa che magari non tutti sapevano, però ci tengo a sottolinearvela. Giovane fioraia, ehi scusa, è successo qualcosa? Ecco qua. Qui inizia. Tra l'altro, sentite che bello l'annuncio. L'annuncio in sottofondo che è stato aggiunto così scandito. Bellissimo. Oh Mario MP, grazie per il follow, benvenuto. Qui devo introdurre un discorso. Ovviamente è un discorso abbastanza particolare, perché all'interno del gioco, all'interno del gioco e quindi all'interno di Final Fantasy VII, ci sarà un evento in futuro che sarà un evento bonus, quindi un evento extra, che sarà per lo più, presente all'interno del Gold Saucer. Ovviamente questa sarà una live piena di spoiler, quindi ovviamente a me dispiace per chi magari vuole seguire Final Fantasy per la prima volta, però devo fare dei riferimenti espliciti per farvi capire quello che ho intenzione di fare all'interno del gioco. Ci sarà un evento in futuro all'interno del Gold Saucer dove Cloud avrà la possibilità di interagire con un personaggio del party. Questi personaggi del party sono, per nello specifico, Eris, Tifa, Yuffie e Barret. Questi quattro personaggi, in base alle interazioni che avremo all'interno del gioco, permetteranno a Cloud di richiedere un appuntamento, tra virgolette. Ovviamente il gioco ci dà delle scelte prestabilite fin dall'inizio, dove Eris, ovviamente la fioraia, è il personaggio principale che sarà disponibile per l'appuntamento con Cloud. In secondo luogo avremo Tifa. In terzo luogo avremo Yuffie e come ultima scelta avremo Barret. Che cosa succede? Succede che inizialmente noi avremo un sistema di punteggio dove Eris partirà con 50 punti, Tifa partirà con 30 punti, Yuffie partirà con 10 punti e Barret addirittura partirà con 0 punti. In base alle scelte che noi faremo all'interno del gioco, questi punti aumenteranno o diminuiranno, permettendo alla classifica di cambiare. E in base ovviamente ai punteggi che noi otterremo in questa classifica, avremo l'appuntamento con Cloud. Ok?
Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è fare l'appuntamento con Barrett. In realtà può sembrare assurdo, perché uno dice: ma come? Tu hai la possibilità di fare l'appuntamento con Aerith e fare l'appuntamento con Tifa, e invece scegli Barrett. Perché scegli Barrett? Perché Barrett è la scelta che il gioco non vuole farti fare. Infatti, che cosa succede? Succede che nell'eventualità tu dovessi fare un pari merito con i personaggi in base ai punti che vai a raccogliere durante le varie scelte, diciamo che i punteggi di base ti permetteranno di uscire sempre e comunque con Eris. Mentre invece il nostro obiettivo è Barrett, perché il nostro completismo, il nostro essere perfezionisti all'interno del gioco, ci deve consentire di scegliere il personaggio meno adatto. E in questo caso il personaggio meno adatto è Barrett, che parte addirittura con 0 punti. Quindi dovremo impegnarci e praticamente non sbagliare quasi nulla per permettere a Barrett di avere l'appuntamento insieme a noi. Che cosa si fa allora per aumentare il punteggio di Barrett? Se voi volete fare la stessa cosa che ovviamente farò io all'interno di questa run, non dovete fare altro che seguire i miei passi. Se no, se volete invitare Aerith, potete tranquillamente giocare e fare tutte le scelte che volete. Se volete Tifa, ci sono delle piccole scelte particolari che bisognerà fare. E per Yuffie, ovviamente, ci saranno dei bonus che bisognerà fare dopo averla sbloccata. Per quanto riguarda Barrett, la scelta qui è semplice. Ovviamente la scelta "faresti meglio ad andartene" aumenterebbe il punteggio con Aerith, perché ci preoccupiamo per lei. Quindi diciamo che le risposte sono abbastanza intuibili per aumentare o diminuire i punti. Quindi se noi abbiamo un'interazione col personaggio e ci interessiamo a quel personaggio, aumenteremo i punti. Mentre invece se non calcoleremo quel personaggio e penseremo ad altri, ovviamente i punti aumenteranno negli altri personaggi. In questo caso, per diminuire già subito i punti nei confronti di Aerith, lascia perdere. Ehi, ma quelli... i fiori sono una rarità da queste parti, o niente, non farci caso. In questo caso i fiori sono una rarità. Oh, questi ti piacciono? Costano solo un gil. D'accordo, grazie mille. Dobbiamo comprare il fiore. È importante che noi compriamo il fiore qua, perché il fiore aumenterà addirittura di 5 punti l'affinità con Barrett. Quindi già cominciamo a gamba tesa. E poi Aerith che praticamente se ne va, non c'è problema. Ciao Kairi. Guardate che belli modelli in 3D, tra l'altro, degli altri personaggi. Ok, qui ce ne possiamo andare. Non c'è nulla, non c'è nulla che effettivamente ci interessa qua. Anche in questa zona l'unica cosa da raccogliere è la pozione che troviamo qui praticamente nell'angolo in basso a sinistra. E dopodiché possiamo andare via. Ovviamente qui adesso succedono i patatrac. Ehi tu, laggiù! Fanti della Shinra, li faccio fuori. Questa è un'occasione ottima per combattere, fare esperienza e parlarvi anche delle limit. Ecco la limit di Cloud, il primo livello della limit. Ci attacchiamo. Easy. Ok, e qua li abbiamo sconfitti. Ne arrivano altri? Maledizione. Li faccio fuori. Anche qua combattiamo tutti i soldati Shinra. Pausa. Perché pausa? Perché qui adesso vi voglio introdurre il discorso delle limit. È un discorso che vi avrei introdotto dopo, però dato che Cloud aveva la limit disponibile, ci tengo a togliermi subito questo... ci tengo a togliermi questo peso. Le limit all'interno di Final Fantasy VII sono diverse rispetto a come le abbiamo viste comunque all'interno di Final Fantasy VIII, ad esempio. Le limit in Final Fantasy VII hanno la possibilità di essere utilizzate quando la barra limite è piena. La barra limite ovviamente verrà aumentata quando il nostro personaggio subirà dei danni fisici, magici o attacchi speciali.
non importa. L'importante è che il nostro personaggio in questo caso subisca dei danni. La limit, come vi stavo dicendo prima, in Final Fantasy VII evolve. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo la possibilità di poterla far crescere. E poter far crescere una limit, soprattutto all'interno di un gioco come Final Fantasy VII, è oro colato. È oro colato perché ci saranno diverse opportunità per far crescere le limit, tra cui una di queste possibilità la vedremo alla fine di questo primo episodio. Infatti io mi fermerò praticamente nella prossimità della zona in cui poi inizierò a farmare, perché dalla prossima puntata, cioè quando poi ci rivedremo giovedì prossimo con Final Fantasy VII, vi farò vedere il risultato del farming che ho avuto all'interno del gioco. E quindi vi stavo dicendo che le limit hanno praticamente dei livelli, quindi possono essere livellate, possono crescere. Il livello 1 ovviamente sarà disponibile per tutti i personaggi fin da subito, quindi non dobbiamo preoccuparci di sbloccare ulteriori potenziamenti per il primo livello. Il secondo livello viene sbloccato sempre durante gli utilizzi del primo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi, quando utilizzeremo un tot di volte il limite del primo step, quindi del primo livello, sbloccheremo il secondo. Una volta che avremo sbloccato il secondo, per sbloccare la tier successiva di limit, perché abbiamo addirittura all'interno del gioco 4 tier di limit diverse, quindi abbiamo le limit di livello 1, le limit di livello 2, le limit di livello 3 e le limit di livello 4, anzi la limit di livello 4. Perché questo? Perché tutte le tier di limit avranno due abilità speciali che potranno essere migliorate e successivamente apprese dai nostri personaggi. Quindi per quanto riguarda la tier 1, il primo livello della sua limit è già disponibile. Il secondo livello della prima tier si sblocca utilizzando tot volte la prima limit. Nel caso di Cloud, nello specifico, se non mi ricordo male, erano addirittura 8. Una volta utilizzata 8 limit di Cloud, si sblocca la seconda. Una volta sbloccata la seconda, dovremo effettuare delle kill con quella limit. Una volta effettuate le kill con quella limit, sbloccheremo la tier successiva. E così via. Quindi sbloccheremo le tier, utilizzeremo le tier e sbloccheremo il livello successivo. L'unica cosa che cambia all'interno del gioco sarà la limit di tier livello 4, quindi la limit finale. Quindi la limit massima del nostro personaggio. La limit massima del nostro personaggio potrà essere sbloccata solo tramite apprendimento con un oggetto che troveremo all'interno del gioco. Ovviamente l'oggetto presente all'interno del gioco sarà ottenuto in diversi modi in base al personaggio che abbiamo di fronte. Quindi avremo modo anche all'interno di questa run di farvi vedere come ottenere tutti gli oggetti per tutte le limit finali dei nostri personaggi. Una in particolare è importante da prendere, ovvero quella di Eris. Sembra quasi difficile da dire, perché uno dice, ma come? Eris possiede una limit finale? Sì, Eris possiede una limit finale e noi la prenderemo. La prenderemo e ve la farò vedere ovviamente in live. Quindi questa è una cosa che già vi anticipo. Per quanto riguarda il resto, ne parleremo poi. Non c'è motivo di affrettare le cose. Vedete, man mano che io subisco degli attacchi, la mia barra del limit aumenta. Domani pulli live, non credo. Credo di pullare sempre di mattina. Li faccio fuori. Qui entra in gioco un'altra meccanica particolare. Ecco qua. Attacco a tenaglia. Questa è un'altra funzione del gioco di Final Fantasy molto particolare. Perché? Perché può capitare che noi all'interno del gioco abbiamo la possibilità di cogliere alle spalle i nostri nemici. Sapete benissimo che cogliere alle spalle i nostri nemici significa un attacco preventivo. Ok? L'attacco preventivo su Final Fantasy VII è abbastanza particolare, perché quando si effettua l'attacco preventivo e si colpisce un avversario di spalle, si farà sempre e comunque a prescindere il doppio del danno.
Questa è una funzione molto importante perché? Perché ovviamente se noi veniamo beccati alle spalle, perché può anche succedere che gli avversari riescono a coglierci impreparati e quindi ci colpiscono alle spalle, ci faranno il doppio dei danni. E in alcuni dungeon, in alcune situazioni dove bisognerà farmare o dove bisognerà in generale livellare i personaggi o le limit, perché poi si avrà anche la possibilità di farmare le limit, ovviamente farsi beccare alle spalle non è una bellissima cosa. C'è un solo boss all'interno del gioco che addirittura dagli attacchi alle spalle non subisce il doppio del danno, ma addirittura subisce 5 volte il danno, ovvero la macchina che si trova nel reattore 7, quindi il reattore che noi faremo esplodere praticamente nella seconda missione. Piccola parentesi, ma appena avremo modo di poterne discutere, ne parleremo diciamo, ne parleremo lì, praticamente nella sede, nella giusta sede. Allora, vedete? Attacchiamo, vedete, noi ci giriamo automaticamente dove veniamo attaccati e quando ci riattaccano alle spalle ci levano 15, quando in realtà l'attacco di base è 4. Quindi praticamente subiamo fondamentalmente il doppio. Ora la mitragliata è più debole, mentre invece il colpo di spada è più forte, cioè il colpo di manganello è più forte. E quindi subiamo il doppio del danno. La tua corsa finisce qui. Spiacenti, ma non ho tempo per giocare con voi. Ne ho abbastanza delle sue chiacchiere. Prendiamolo. Oppala là. Pare che Cloud non ce l'abbia fatta. Credi che l'abbiano preso? Bah, figurati se quell'arrogante sparirebbe prima di essere stato pagato. Cloud. Qua Jessie non è infoiata come nel remake, però, almeno questo. Ehi, Barrett, secondo te Cloud continuerà a combattere insieme a noi? E come diavolo faccio a saperlo? Ti sembro forse un indovino? Se solo voi foste un po' più affidabili, io non l'avrei mai preso quell'idiota. Ah già, Barrett, e per la nostra ti paga? Ah, ok, fa niente. Bah, e tutti che sì. Cloud. Ecco, Jessie già mezza innamorata. Wuoppelala! Cloud! Sono in ritardo per l'appuntamento? Hai dannatamente ragione, sei in ritardo. Wedge è l'unico che non hanno modificato, perché Wedge non so effettivamente il perché non ci abbiano lavorato, forse a causa dei poligoni difficili da trattare, essendo comunque un po' più extra large. Quindi è l'unico che effettivamente non è stato trattato all'interno della mod. E tra l'altro entri pure in scena facendo tutta quella scena. Nessuna scena, io faccio sempre così. Razza di egoista, qui erano tutti preoccupati per te. Non immaginavo che tu ti preoccupassi per me. Che cosa? Questo ti costerà una parte della paga, sbruffone. Giustamente si cerca di tagliare corto. Gente, ce ne andiamo da qui. Seguitemi. Ehi, Cloud, sei stato grande. Ehi, Cloud, sono sicuro che faremo anche meglio la prossima volta. Stai attento, sto chiudendo. Esatto, la scusa per tagliare le spese. Ah, Cloud, la tua faccia, sei tutto sporco. Oh, ora va meglio. Jessie. Io, cioè, grazie per avermi salvato giù al reattore. Wop. Ok, e qui praticamente siamo adesso liberi di esplorare. Non c'è nulla, ovviamente. Io vi sto facendo solo vedere il vagone, giusto per darvi un'idea delle grafiche HD che ci sono presenti all'interno
di questa mod, che trovo assolutamente fantastica. Sì, ragazzi, Wedge, ve l'ho detto, purtroppo è rimasto poligonale, però è rimasto poligonale trattato in 3D. Quindi diciamo che sì, non è stato trattato come gli altri, però almeno un piccolo lavoro l'hanno fatto. Però non come con gli altri. Vedete che tutti quanti i personaggi sono stati resi poligonali, però resi meglio, cioè non con i cibi, ma tutti quanti in statura grande. Purtroppo Wedge è l'unico che non è stato trattato. E ripeto, probabilmente Wedge non è stato trattato perché la sua texture, essendo comunque con la pancia e comunque essendo più grosso, probabilmente era più difficoltosa da trattare, quindi non è stata modificata per quello. Ecco perché odio l'ultimo treno. Oh cielo. Però guardate che belli i modelli in generale, no? Sono fatti molto meglio rispetto alla versione normale. Cioè, sinceramente, per me già vederli così è stupendo. Eh? Questa è casa mia. Ma voi accomodatevi pure. Cioè, questo vive sul treno, praticamente. Hai letto le ultime notizie sullo Shira Times? A quanto pare, i terroristi che hanno fatto saltare il reattore 1 hanno la loro base da qualche parte nei bassi fondi. Pare esplodere un reattore. Devono aver pianificato tutto nei minimi dettagli. Di sicuro hanno un capo molto intelligente. Chissà quale sarà la loro prossima mossa. Barrett che si compiace di aver sentito di essere stato definito intelligente. Sì, ragazzi, le musiche sono orchestrate. Sono arrangiate, remixate e orchestrate. Non sono le host originali. E io le adoro, le host non originali. Ovviamente non tutte, ma la maggior parte di questa versione remake, che tra l'altro sono state fatte da un italiano, che mi piace comunque spammare e ringraziare per il lavoro che ha fatto, ovvero Enrico Deyama, trovate il canale su YouTube se lo volete cercare, che ha remixato le basi di Final Fantasy 7, 8 e 9. Quindi le potete trovare e vi devo garantire che sono veramente, veramente belle. Quindi se passateci, ascoltatevele, perché sono fatte veramente, veramente bene. Inoltre, ringrazio anche colui che ha prodotto la mod della traduzione in italiano, perché appunto ho avuto modo di parlargli direttamente, ho avuto modo di avere un colloquio insieme a lui su Facebook, e mi ha dato tantissime indicazioni per quanto riguardava l'utilizzo della mod, il migliore utilizzo della mod senza che il gioco mi andasse a puttane. Ecco, quindi ci tenevo comunque a ringraziare coloro che hanno lavorato a questo progetto, a questo titolo di Final Fantasy VII fatto in questa maniera. Penso che sia doveroso nei confronti. No, Deyama tutto attaccato. Enrico, se non mi ricordo male, è Enrico Deyama, che è colui che ha fatto tutte le, diciamo, tutte le musiche riarrangiate di Final Fantasy VII. Non sei un ragazzino, siediti e sta fermo. Oh, signori, per favore, non infastidite gli altri passeggeri. Va bene. Pare che questo treno non sia ancora passato al nuovo sistema di sicurezza. Ma penso che già da domani le cose cambieranno. Tu dici? Diventerò famoso grazie ad Avalanche. Parliamo con Jesse. Ehi, Cloud, vieni a dare un'occhiata a questo con me. È la mappa delle ferrovie di Midgar. Sarà divertente guardarle insieme. Dai, vieni, ti spiego tutto io. Io adoro questi aggeggi. Bombe, monitor, insomma, cose tecnologiche. Sta per cominciare. Questo è un modello wireframe di Midgar, la città Mako. È in scala 1 a 10.000. La piattaforma centrale è a circa 50 metri dal suolo. Un pilastro enorme sostiene la piattaforma in mezzo e ce ne sono altri più piccoli a supporto di ogni settore. I pilastri più piccoli sono detti torri meccaniche. Il reattore 1 che abbiamo fatto saltare era nella zona nord. Poi ci sono in ordine il 2 e il 3 fino al reattore 8. Sono i reattori Mako a produrre l'elettricità che usiamo a Midgar. Un tempo ogni settore aveva un nome, ma ormai non ricorda più nessuno quali fossero. E così, al posto dei nomi, adesso usiamo i numeri per identificarli. Phew! Ecco che arriva il seguito, guarda! Questo è il binario sul quale si trova il treno. Il binario scende a spirale intorno al pilastro principale.
Dovremmo essere circa a metà strada adesso, vicino al punto di controllo. Ogni punto di controllo ha un sensore per leggere gli ID. In pratica verifica le identità di ciascun passeggero sul treno ed effettua i controlli incrociando i dati con quelli immagazzinati nel computer centrale al Palazzo Shirra. Cioè, e qui si lamentano per il Green Pass. Così, giusto per aprire un po' di polemica, giusto per aprire un po' di flame contro i Novax e i No Green Pass. Cioè, loro vengono scannerizzati con i loro ID dalla Shinra per capire se sono delle persone buone o cattive e noi ci lamentiamo per il Green Pass. Cioè, guardate come poteva finirci, guardate come poteva finirci. Ovviamente si scherza, io faccio due battute così. Pss, pss. Noi di sicuro risulteremo sospetti, quindi stiamo usando ID falsi. Ecco qua, parli del diavolo. Quella luce indica che stiamo passando in un'area sottoposta a controllo ID. Col fatto che va via la luce ultimamente, i treni sono pieni di palpeggiatori. In ogni caso è passata, siamo quasi arrivati, che sollievo. Esatto, loro hanno un green pass falso praticamente. Esattamente, sì, diciamo che più o meno il discorso è quello. Ok, una volta parlato con tutti, possiamo sederci. Guarda, si vede la superficie, ma questa città non ha né giorno né notte. Se solo non ci fosse quel maledetto piatto, ora staremmo guardando il cielo. Altra... ecco, noi li cracchiamo i Green Pass, sì, buonanotte. Altra curiosità che magari non tutti sanno, la forma di Midgar, in realtà, ragazzi, questa sembra è una storia abbastanza assurda da raccontare, perché ogni volta che la racconto o ogni volta che la sento è abbastanza divertente, ma la forma di Midgar, praticamente della struttura di Midgar, è fonte di ispirazione dalla pizza. Sì, se voi vedete Midgar, praticamente è come se fosse una pizza, ovvero un cerchio divisa in settori, che sono praticamente le strisce di pizza. E quando ovviamente si è parlato, in generale nei forum, comunque si è parlato fondamentalmente di cosa, dove è arrivata l'ispirazione per la costruzione, per la struttura della città di Midgar, la risposta è stata la pizza. Sì, ragazzi, è strano da dire, sembra quasi incredibile, ma sì, la fonte di ispirazione è stata la pizza. Sì, è stata la pizza. Mi dispiace dirvelo così, ma è stata la pizza. Tra l'altro Barrett, se non mi ricordo male, nel dialogo che c'è dopo, nomina la pizza, perché dice se non ci fosse questa pizza, potremmo... cioè, dice un'altra cosa, simile alla frase che sta dicendo adesso, no? Perché qua lo chiama piatto, mentre invece dopo, se non sbaglio, la chiama proprio pizza. Una città sospesa in aria, un panorama piuttosto inquietante. Ti vedo bello frizzantino. Beh, stiamo facendo Final Fantasy VII, è normale che sto in hype. Cioè, è il mio Final Fantasy, il mio preferito. Cioè, non posso non essere in hype. Tra l'altro poi giocato così, con queste mod, con queste musiche, è tutto così. Tra l'altro Jesse c'ha il culo a pigno, se lo notate, è praticamente messa a pecora. Però vabbè, piccoli particolari, però cioè è il mio Final Fantasy preferito, quindi cioè come faccio a non essere in hype e a non essere allegro, eh? Allora pure tu ogni tanto provi qualcosa, chi l'avrebbe mai detto? Il mondo di sopra, la città sul piatto. Ah, qua forse l'hanno tradotta sul piatto. È colpa di quella... ah, ecco! È colpa di quella sottospecie di pizza se la gente dei bassi fondi soffre così tanto, visto? Me lo ricordavo che lui diceva... la diceva pizza nella frase. Pensavo fosse stata tradotta con piatto e invece gli hanno lasciato pizza proprio. Hanno trasformato il mondo di sotto in una fogna a cielo aperto. E i reattori Mako non fanno altro che risucchiare energia. Grazie a loro la terra è completamente arida. Così pure l'aria è diventata irrespirabile. Allora perché non vanno a vivere di sopra? Non lo so,
magari non hanno i soldi, oppure perché preferiscono avere della solida terra sotto i piedi, non importa quanto inquinata sia. Capisco. Nessuno vivrebbe nei bassi fondi di propria iniziativa. Devono essere un po' come questo treno, che può andare solo dove lo porta il proprio binario. Filosofia, portami via. Comunque sì, ragazzi, vi darò tutte queste chicche all'interno del gioco, non vi preoccupate. Tutte queste piccole informazioni, tutte queste piccole cose le dirò durante il gioco, quindi... Ve l'ho detto, non è un Final Fantasy VII giocato normalmente. Sarà un Final Fantasy VII giocato con cognizione di causa, quindi non vi preoccupate.